in primo piano a Gubbio, con i candidati sindaco che via via vanno definendosi. Tra i primi a scendere in campo, Angelo Baldinelli di Alternativa Popolare, che prende le distanze dalle divisioni di centrodestra e centrosinistra. Noi dice siamo la vera alternativa. Sentiamo. Né destra né sinistra, ma alternativa popolare. A Gubbio è Angelo Baldinelli, il candidato del partito di Bandecchi, che per primo è sceso nell'agone politico. Già pronta la lista del suo partito, lavora ora alla redazione delle liste civiche a suo sostegno. Vedo una frammentazione in questa tornata elettorale spaventosa, guerre incredibili anche all'interno delle stesse coalizioni ed è arrivato il momento, secondo me e secondo noi, di elevare un po' il dibattito politico e di unire la città, perché queste frammentazioni, queste divisioni non stanno portando bene al nostro tessuto socio-economico e quindi c'è bisogno di questa alternativa alla proposta divisiva a volte delle parti. Non c'è possibilità di convergenza con gli altri candidati sindaci, dice Alternativa Popolare cerca forze e volti nuovi. Il lavoro adesso è di costruzione, di mettere insieme sulle liste civiche cittadini che in qualche modo vogliono far parte di un'alternativa a questa frammentazione di partiti e di coalizioni che stanno veramente dimostrando che c'è un problema, quello di vedere il bene della città e magari, come dire, salvaguardare e difendere il bene di parte. Io sto ragionando con chi può appoggiarci, quello sì, abbiamo un dialogo con delle liste civiche che si stanno formando, che però non sono partiti, ci tengo a dire, perché Alternativa Popolare non si allea con partiti, ma solo con liste civiche. C'è un dialogo, adesso non posso dirlo perché questa sera ci dovrebbe essere una riunione importante dal lato del centro-sinistra, quindi vediamo gli sviluppi, ma sicuramente siamo aperti al dialogo con chi vuole creare qualcosa di alternativo. Sul programma Baldinelli parte dalla posizione di essere già consigliere comunale dai banchi dell'opposizione e dunque conosce temi e numeri. Da dove ripartire? Dal coinvolgimento dei cittadini nelle scelte, dalla promozione del brand Gubbio fuori dall'Umbria e dall'Italia, anche grazie ad associazioni come Io Gubini nel mondo, ma soprattutto ripartire dalla comunicazione. Un punto essenziale nei primi 100 giorni, l'ho detto già, è quello di rimettere i cittadini al centro della politica. Questa amministrazione non ha comunicato, non comunica. Avete visto, no? Lo spostamento del mercato non comunicato, lavori in piazza 40 Marti non comunicati, le persone di Gubbio, i cittadini di Gubbio non sanno cosa succede nella propria città. Con questa mancanza di comunicazione credo che sia il difetto maggiore di questa giunta Stirati. Intanto stasera, sempre a Gubbio, alla società operativa.